Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti a Fantomma, come sempre lunedì sapete che ho degli ospiti importanti, tutti sono importanti gli ospiti di lunedì, anche quelli che non vengono lunedì, ma gli ospiti di Fantomma sono sempre importanti, lo sapete. E questa sera c'è una bella persona, devo dire, non la conosco tantissimo perché ci siamo conosciuti proprio solo in occasione di questa... di questa intervista, e anche se insomma è una persona molto vicina dal punto di vista della territorialità, perché è un veneto anche lui, e quindi è una persona tra l'altro che ha avuto e ha delle esperienze e dei contatti, delle collaborazioni sicuramente molto importanti, però ecco, non voglio spoilerarvi niente perché sarà direttamente lui che ce le racconta. Ovviamente, come sempre, io vi invito intanto vi saluto tutti, vedo che siete già belli, belli numerosi, vi invito sempre, mettete subito il like, così giusto perché così non vi prendete indietro. Il like sapete che è sempre molto importante, perché così il video viene proposto da YouTube, insomma tutto quello che voi sapete già, io ve lo ricordo già, mettetelo a posto. Poi se non siete iscritti, ragazzi, soprattutto mettete le notifiche, perché poi ci sono quelli che mi dicono: ah, cazzarola, se lo sapevo che c'era l'intervista l'avrei guardata sicuramente. Io quando sento sta roba qua, sapete che una volta dicevo mi scatta l'embolo, adesso mi scende la catena, è più figo, scende la catena, proprio motociclistico, con la mattina acceleri, poi con la catena giù mi fai un pastrocchio allucinante, ecco. Mi scende la catena quando sento quelli che se l'avessi sapisto, se lo sapevo, vabbè, cazzarola, metti sta cazzo di click alla campanellina e così siamo a posto. Molto bene ragazzi, bene, ciao Pietro, ciao Marco, ciao Davide, Gioacchino, Vincenzo, Emiliano, Francesco, Cristian, Beppe, Dave Mock, benissimo, quindi come nella migliore tradizione del Fantom, partiamo con la sigla, yeah! Eccoci qua ragazzi e diamo il benvenuto a Davide Tagliapietra. Eccoci, ciao Marco. Eccolo qua, ciao, come stai? Ciao a tutti, molto bene, grazie. Bene, bene. Benvenuto a Fantomma, ok, per te la prima volta. Sì, come assolutamente. Per tanti, magari ce ne sarà anche una seconda e mi fa molto piacere. E niente, allora sai che c'è una domanda sempre fondamentale che inizia con Fantom, perché io, come sai, cioè, noi facciamo il sound check, proviamo che sia tutto a posto, cioè, però non ti chiedo mai niente, chi sei, da dove vieni, cosa porti, un fiorino, e te lo chiedo adesso, perché mi piace essere esattamente come gli amici che sono a casa, che ci sono quelli che magari ti conoscono già sicuramente, io magari ti conosco, sì, per le tue collaborazioni, di fama, però non ti conosco ancora come persona, e quindi questa sera voglio conoscerti come persona. Cioè, faccio proprio la classica intervista stile, sai... Eccomi, diciamo, sono qua, pronto ad essere svelato. Sai, stile Marzullo della sera. della sera. Bene, bene, bene. Si vedono già delle belle chitarrine sullo sfondo, e poi insomma parleremo di chitarre, di tutto. Quindi, bene. Siamo qua per quello. Esattamente. Bene, Davide, benvenuto, e allora... La classica domanda è: chi sei, da dove vieni, cosa porti, un fiorino. Vai pure. Allora, Davide Tagliapietra, arrivo dalle zone tue, sono nato a Venezia ma cresciuto a Spinea, che è un piccolo comune del veneziano. Meno di 30 km da qua. Esatto, per cui siamo vicinissimi.
Ho avuto la fortuna di fare il musicista, insomma, nella vita, per cui che altro dire? È andata bene, insomma. È andata bene. È andata bene. Sì. Però tu hai un cognome comunque importante. Io ho un cognome importante, sì. Mio papà almeno... è il cantante delle Orme, gruppo degli anni 70, prog. Che è ancora in attività, perché... È ancora in attività, sì, attività. Sì, e tra sì. L'altro, forse tu non lo sai, ma il mio tastierista, c'è il tastierista che suona con me nel tributo di Toto, suona con tuo papà. Ma dai, sì. Ma con tuo papà o con gli altri? Perché sono in due, sono, aspetta, si sono separati. No, allora, hai ragione. Ha suonato tantissimo con tuo papà, adesso è con le Orme, è quindi con le Tolo Orme, e... Michele. Esatto. Michele, esatto. Ok, conosco benissimo. No, aspetta, no, il tastierista si chiama Ligi. Ah, Ligi, ok, conosco anche lui. Okay. Ecco, quindi sì, cioè, sì, abbiamo questo piccolo anello di giunzione, esatto, tra i due sostanzialmente. Adesso che Ligi ha suonato tantissimo con tuo papà, sì, e poi adesso suona con le Orme. Eh sì, perché a un certo punto hanno litigato, sì, cosa normalissima, cioè. Dopo 40 anni si fa fatica a stare in coppia con una... Una persona che si sceglie, figura di una band. Figura, esattamente. Però comunque... grandi imprenditori per mantenere le band. Ma allora mi sorge chiaramente la domanda spontanea. Diciamo, tu hai iniziato a suonare ispirato da quello che faceva tuo papà? Cioè, racconta allora, un guarda, po' allora, le origini di questa cosa. In realtà io ho cominciato a suonare relativamente tardi, perché ho preso in mano la chitarra da più o meno 16 anni. Tra i 15 e i 16, insomma. E ovviamente le chitarre a casa non mancavano, perché c'erano, insomma. Mio padre non mi ha mai spinto, in realtà, sì, mi ha fatto studiare il pianoforte, ma poi quando vedeva che a ogni lezione andavo in disperazione, come peggio che... Conosco già. Esatto, per cui aveva lasciato perdere, aveva rinunciato. E poi in realtà ho cominciato a prendere la chitarra in cameretta, così cominciavo un po' così ad appassionarmi, insomma, ovviamente tutto di nascosto, perché con grande vergogna, insomma, sì? Nei confronti del... Eh sì, perché probabilmente la figura così del musicista a casa... Mi metteva in soggezione, e allora praticamente ho imparato a suonare di nascosto da solo. Pensa a te. In cameretta, così... A un certo punto si sono accorti che praticamente suonavo, insomma, abbastanza bene, insomma, senza neanche aver ricevuto... Il volume di Davide si può alzare un pochino, sì, perché c'è anche l'SM57, quindi è un po' direzionale. Se dai un altro peletto di gain... Da un po' di volume. Vai, che così... Che c'è sempre il problema del... Ok, molto un po' meglio? Sì, credo sì. Dai, parlo anche un po' più forte. Sì, basta che ti avvicini un pelo al microfono. Esatto. E quindi, diciamo, hai cominciato a suonare... Ma dai, hai dovuto... ma era una cosa che sentivi tu, però, o... Cioè tuo padre... A un certo punto mi ha appassionato e... Per cui ho cominciato a ascoltare... Ma tuo padre ti avrà spronato o no? No, assolutamente. Ti ripeto, tutto all'insaputa. Ok. A un certo punto ovviamente la cosa è uscita fuori, insomma, non è che potevo andare avanti per sempre, però molto è partita bene. Così. E poi cosa è successo? E poi è successo che sono andato a vedere il famoso concerto dei Pink Floyd a Venezia, te lo ricordi? Quello era Redentore. È Redentore, esatto, e da lì basta, ho detto questo è il mio futuro. Ok. Per cui da lì mi sono messo a studiare seriamente, ho intrapreso, insomma, lo studio, prima con dei maestri lì della zona, poi al CPM di Milano facevo la spola avanti e indietro, perché c'era un corso a distanza, tipo per cui stavo lì una volta ogni due settimane, mi pare, prendevo tutto il materiale, portavo a casa e studiavo tutto il giorno in cameretta. Bene, bene. E poi quando hai cominciato a fare la professione? E poi la professione l'ho cominciata perché, allora, io incuriosito dal lavoro di studio, perché a me piaceva molto capire come funzionava lo studio di registrazione, fondamentalmente. Per cui sono andato al Condulmer Studio di Mogliano. Conosco bene. Infatti, che era ha ospitato moltissimi artisti. Quello nuovo o quello vecchio? No, quello vecchio, stiamo parlando degli anni 2000. Che bello.
meraviglioso lì. Lì conoscevo il padrone perché era comunque l'amico di mio papà e gli chiesi se serviva un garzone, un assistente, insomma. Per cui guarda che, guarda che è venuto a farci visita il Biccio. Ciao Biccio! Grande Biccio! Grande, fortissimo Biccio. E quindi hai frequentato il Condomer, bellissima realtà. Ho frequentato il Condomer, esatto. Lì ho avuto la fortuna di lavorare con un sacco di gente, anche stranieri, molti stranieri, perché a quel tempo venivano a fare il disco e facevano anche la vacanza, perché comunque il posto è bellissimo, c'è la villa, un posto pazzesco. Assolutamente sì, effettivamente. E tiravo su cavi, facevo caffè fondamentalmente, non facevo altro. Ah, proprio, quindi... Sì, proprio cioè, tu dicevi, io suono al Condomer, cioè come quelli che dicono io suono al conservatorio, ma non mi aprono mai al campanello. Esatto. È iniziato proprio dalla super gavetta di quella... Sì, super gavetta, sì, fantastico. Però ho lavorato con gentona, tipo Pino Palladino, cioè Dominic Miller, con nomi che ovviamente trattato malissimo, perché non sapevo fare niente. Cioè, dal boccia di bottega praticamente. Esatto, facevo finta, sì, da una mano, attaccavo i cavi, le robe, però fondamentalmente non sapevo niente, per cui trattato... come uno straccio, però devo dire che poi man mano che mi... Ma questo più o meno che età avevi? E cioè, parliamo del 98 più o meno, avevo 20 anni, 22. Ok, ok. Sì. E poi? E niente, poi sempre lì al Condulmer, caso mi ricordo la prima volta che ho visto che è arrivato Pino Palladino, che non sapevo neanche chi fosse, ovviamente. Beh, ovviamente. Sono arrivato ovviamente in ritardo, perché loro erano fuori dallo studio che aspettavano, cioè la peggior cosa da fare, lo studio dovevo aprirlo io, ovviamente. E mi ricordo che la prima roba che mi ha detto è "You are very unprofessional". Ecco, te l'ha battezzato. Esatto. Battezzato, perché mi permetto qualche esternazione veneta, visto che poi però devo dire che con l'andare delle giornate si affezionavano anche alla fine, non suonavano se non c'ero io, avevo presi benissimo, amici. Sì. Ah, bellissimo. Insomma, allora hai recuperato alla grandissima. Ho recuperato, sì. Ho recuperato dal punto di vista umano, perché per il resto. Diciamo, quando hai cominciato poi effettivamente a entrare nello studio, a suonare, a fare collaborazione? Tra i vari personaggi che passavano in studio, passava spesso Michele Canova, lì di Padovano, anche lui, sì, che era all'inizio della sua carriera di produttore. Aveva prodotto Leandro Barsotti al tempo e stava producendo la Sabrina Salerno, che era tra l'altro la donna del Monti, dello studio. Okay, ok. Per cui lui ovviamente sapeva che suonavo. Un giorno mi ha chiesto: "Dai, ma qua mi servirebbe una chitarra, prendi una chitarra che proviamo a fare una roba". Ah, cioè, proprio come nei film, come nei film, esatto. Cazzarola, sei quello, il mozzo della... Fantastica questa roba qua. Dai, racconta. E niente, per cui da lì gli avevo fatto sentire una demo che avevo fatto, ma tutto super tecnico, in realtà, che non gliene fregava assolutamente niente. Sono la Sabrina Salerno, effettivamente, non è che dovevi essere... Però rimasto un po' colpito, insomma, da questo... il fatto che suonavo molto a tempo, insomma, così, ho detto dai, proviamo, e da lì abbiamo registrato tutto il disco della Salerno, con tutte le chitarre fatte da me. Fantastico. Per cui, preso bene da questa prima esperienza, insomma, abbiamo continuato poi questa primissima collaborazione, insomma, con altri progettini, e dopodiché un giorno arriva, tra le varie cose che a cui stava lavorando, arriva in studio questo ragazzo molto giovane, insomma, che si presentò come Tiziano Ferro. Sono piacere, insomma, di lavorare insieme, così... Era ovviamente sconosciuto, e da lì è partito tutto. È partito tutto per lui, è partito tutto per Michele anche, certo. È partito tutto anche per me, insomma, è cominciato tutto lì. Visto che io mi ricordo, visto che apro in Prato della Valle, sai che spesso o d'estate o comunque all'ultimo dell'anno organizzo, c'è Radio Company che fa il palco lì con... E mi ricordo un anno che, ragazzi, vi presentavo una giovane promessa, un ragazzo che probabilmente farà strada. Tiziano Ferro, non lo conosceva assolutamente nessuno. Credo che sia lo stesso periodo. E cos'è che cantava?
Rosso... Perdono. Rosso è uscito con Perdono lui. Forse Perdono, sì. O Rosso Relativo, non ricordo. Sì, sì, comunque primo o secondo singolo, tipo. Fantastico. Perdono, Rosso Relativo, sì. Ecco, fantastico. E dimmi, racconta sta collaborazione allora con me. E niente, da lì è ovviamente scoppiato l'inferno, perché questo qua in radio ha cominciato subito ad andare fortissimo. Per cui ci siamo, è arrivata subito l'agenzia di corsa per organizzare concerti, cose, e siamo cominciati ad andare anche in giro a suonare. Eravamo in tre. C'ero io, Nucci, tastierista, e il percussionista, tutto il resto finto, in base, esatto. E facevamo dei club tipo in tutta Italia. Mi ricordo anche delle esperienze tipo con... quattro persone, quelle robe lì. Cioè, davanti a quattro persone. Davanti a quattro persone, esibirsi davanti, forse sei, esagerando. Per cui stiamo parlando del super inizio, insomma. Ma lui tuttora nei concerti la dice spesso sta roba. Ma che adesso suoniamo davanti a 80, vedo, 70, 80 mila persone. E lui spesso racconta questo aneddoto, che eravamo in questa discoteca, non mi ricordo dove, in un posto assolutamente in mezzo al nulla, nel sud, nel più profondo sud, con tipo sì, sei persone come pubblico. Come hanno fatto tanti. Cioè, come si dovrebbe fare, in realtà. Come si dovrebbe fare, perché diciamola tutta. Avere la cazzimma, come dicono a Napoli, di suonare davanti a sei persone ed essere credibili e professional, portarla a casa. Portarla a casa bene. Cioè anche l'umiltà di saperla portare a casa, ecco. Per un artista non è tanta roba. Assolutamente. Ma tu collabori ancora adesso con... Sì, abbiamo fatto il tour l'estate scorsa. E dovevamo fare delle cose anche quest'anno, però purtroppo ho avuto dei problemi lui familiari, cose, per cui è stato tutto rimandato per il momento. Molto bene. Poi che altre collaborazioni hai avuto? Allora, da lì, Tiziano, per cui dal primo disco, forse anche il secondo, è stato fatto a Padova, poi dal terzo disco in poi... La baracca si è spostata a Milano e ovviamente mi è stato chiesto: cosa fai? Stai qua o vieni a Milano? Per cui ho detto: boh, dove si può stare? Guarda, c'è un residence, hanno preso un residence per la durata del disco, insomma, delle registrazioni, tipo non so, un mese, due mesi, insomma, quello che serviva. Per cui puoi stare lì e dopo ti arrangi, insomma. Per cui ho detto, ok, per cui ho preso la macchina, la punto distrutta, ho caricato tutti i miei averi, 70.000 lire in tasca, mi ricordo ancora, ho detto ai miei, io me ne vado, ci vediamo non si sa quando, e sono partito a Milano, e poi da lì sono rimasto là in realtà, sono rimasto lì per 20 anni quasi. Ok, adesso invece non sei più a Milano, sei un po' più su. Adesso sono un po' più su, vado sempre più su. Ok. Adesso mi sono trasferito vicino a Lugano, in Svizzera, però lo chiamano il parcheggio dei milanesi, qua a Milano. Alla fine è vicinissimo, insomma. Certo. Però almeno sono in mezzo al verde, perché qua cominciava a essere un po'... lo smog comincia a farsi sentire. Bene, bene. E quindi... collaborazioni, mi chiedevi. Sì. Da lì, sempre attraverso Michele, devo dire che è stato lui il gancio, c'era un artista che aveva già fatto un sacco di dischi, un sacco di cose, che però era in un momento un po' buio, che insomma era da un po' che non faceva dischi, e mi hanno presentato la Gianna, a cui serviva un chitarrista che però facesse anche un po' Pro Tools, che però facesse anche un po' il fonico, che però facesse anche i caffè magari, quando... insomma un po' un tutto fare. Dopo prendo nota, perché queste cose mi servono, questo è molto importante. E per cui le serviva esatto un po' un tutto fare, perché non avevano tanto budget, lei usciva comunque da un momento in cui non era forte, insomma, lo sapeva benissimo anche lei, però... imperterrita mi diceva: no, io voglio fare un disco, voglio fare una figata, eccetera. Per cui era prima di Sei nell'anima, quella roba lì, Subito prima, sì. Ci siamo piazzati, ha fatto il botto, esatto, ci siamo piazzati in casa sua, perché non c'era neanche il budget per andare in uno studio, per dire. Per cui montato preamplificatori, casse, cose un po' così alla bene e meglio.
Abbiamo registrato il disco con Wim Malone, produttore, tra l'altro, che ha seguito tutto il lavoro, e poi è uscito Sei nell'anima, è scoppiato un altro botto. Fantastico. Eh sì. Fantastico, fantastico. Per cui io mi sono trovato in mezzo anche a quello, per cui anche la collaborazione con Gianno, ovviamente, da lì è durata fino a adesso, insomma, tuttora collaboriamo insieme. Ah. In autunno siamo in tour. Ah, ok. Domanda, come fate voi turnisti a gestirvi queste cose qua? Perché, cioè, mai è capitato di, diciamo, diversi turnisti sono stati ospiti a Phantom, me ne manca uno che comunque suona con la Giannini, che è Giacomo, che ogni volta mi ha promesso che viene, dopo, quando, appena si riesce a fermare, perché lui è un satellite che è in orbita, appena riesce a fermarsi... Bravissimo, chitarrista straordinario, veramente. Assolutamente bravissimo. Sì. E, ecco, cioè, la domanda è come fate a combinare tutti questi tour incredibili? Allora, tutti questi tour, in realtà ormai i tour sono 20-22 date al massimo, non sono più i tour di una volta che si sta in giro mesi, per cui diventa anche un po' più gestibile. Però capita effettivamente che a volte si incastrano e niente, si spera che non si incastrino, cioè, si spera che si incastrino, anzi, che non si sormontino. In qualche caso si può magari parlare con l'agenzia, cercare magari di trovare dei compromessi, però non è che possono prendere le date in base ai musicisti, ovviamente. Per cui si incrociano le dita e si spera bene. Assolutamente. Poi qualche volta, se si può, magari si mandano dei sostituti, però sì, è sempre una questione molto delicata quella. Poi con la Gianna io sono anche musical director, per cui non è che posso mandare un altro a fare quella roba là. Cioè, comunque si è creata una sinergia, che, insomma, ci si capisce a... Ma questa, tra l'altro, questa figura del musical director è sempre più frequente, cioè una persona che abbia una responsabilità che non sia solo quella dello strumentista, ma che abbia una responsabilità un po' come, non so, abbiamo incontrato Vince Pastano, ad esempio, o tanti altri che, diciamo, non sono lì solo perché sanno suonare bene, ma anche perché hanno degli skill, come ormai vengono definite, che ti permettono di essere anche così polifunzionale, quindi il fatto di saper programmare, di saper gestire il palco, di saper... Assolutamente sì, d'accordo le persone, perché comunque si parla di persone e non sempre è facile esattamente trovare l'equilibrio. Guarda, c'è una domanda qui che casca a fagiolo. A fagiolo. Quindi sei trovato per ben due volte nel posto giusto al momento giusto. È fortuna, ma devi essere preparato a cogliere ed essere all'altezza. Di questa cosa se ne parla sempre molto spesso, no? Cioè il fatto di dire, ok, bravi musicisti, ok, però per fare la strada della, diciamo, della professione, essere bravi musicisti è la base, poi bisogna avere altre doti importanti, ecco. Ci vuoi un po' dire quali sono queste cose che secondo te, ecco, la classica domanda la faccio io, se non arriva, ma perché me l'hanno fatta anche ieri, cioè quali sono le cose che bisognerebbe diciamo mettere nel cesto, cioè nella valigia, quando si aspetta il treno, per un musicista che vuole intraprendere la carriera? Allora sì, come dicevi te, suonare la chitarra è forse la cosa meno importante e comunque deve essere la base, sicuramente. Poi sì, fortuna, sicuramente la fortuna ci sta, ci vuole, però ripeto, io sono andato a tirare sui cavi prima di suonare la chitarra e ne ho tirati su tanti. Quando mi hanno detto cosa fai, vieni o non vieni, ok, caricato la macchina e andato, cioè, nel giro di due giorni. Il training quando passano bisogna prenderli, e sono convinto che non sono tanti, però qualche treno passa, bisogna essere sicuramente pronti a salire, questo è un dato di fatto.
E avere, e nella valigia avere i vestiti giusti. E nella valigia poi, avere i vestiti giusti. Se poi sei vestito da mare, vai in montagna, certo, diventa un problema. Questo, sì, questo mi viene in mente un aneddoto che poi ti racconto. Ok, ma quindi il discorso dell'unprofessional ti è servito allora come... Cavolo se mi è servito, mi ha fatto un mazzo così... Per cui subito, per prima cosa, ovviamente sono andato a vedere con chi stavo parlando e da lì ho capito tutto. Poi si impara, ragazzi, si impara tutto. Bisogna essere molto, molto umili, secondo me, restare molto con i piedi per terra, perché il primo errore che vedo fare a ragazzi, musicisti, è quello di magari fare una briciola e si montano la testa. Ah, bravo, bravo. E pensano di essere i padroni del mondo, l'arroganza, robe, trattare male la gente, ecco, quello è l'ultima cosa da fare, perché comunque il rispetto per la gente che lavora con te deve essere sempre al massimo, perché da quello che monta il ferro del palco, cioè per cui i primi che arrivano a montare i tubi, al fonico, sono tutti importanti uguale. Certo, bisogna saper trattare bene tutti quanti, perché è giusto che sia così, perché sì, è vero, uno fa una cosa forse meno importante, però comunque la fa, e comunque è una persona, e non c'è nessun motivo per sentirsi superiore, ecco, questo è un'altra cosa da mettere in valigia. Ecco, a proposito di questo c'è una domanda di Luca Perrone che diciamo introduce poi a una tua collaborazione, che è come lavorare con Eros, ecco, e ti faccio la domanda anche, ma questo rispetto, questo trattare bene è anche da parte, diciamo, di chi poi è nel manifesto del concerto o... Ma allora guarda, allora, dipende un po'. Non andiamo a toccare, sennò la tua carriera finisce qua, quindi prendila molto, toccala molto piano. Rispondo alla domanda, com'è lavorare con Eros? Allora, io non ho fatto tantissime cose con Eros, ho fatto delle convention, per cui siamo andati a suonare, che ne so, in Russia per il figlio del magnate russo, tutte situazioni molto... che adesso non si fa più, un po' strane, sì, okay. Nel senso anche un po' messe in piedi alla buona, insomma, così. Okay, quindi... Ma lui è molto simpatico, a me è stato simpaticissimo, tra l'altro è carinissimo, perché spesso mi scrive ragazzo, mi scrive ciao ragazzo come stai, così, ma giusto così per sapere come sto veramente, perché non ha senza nessun altro motivo, ecco, per cui è molto carino. Poi ovviamente Eros Ramazzotti Certo. È particolare. Beh, è l'artista. Infatti adesso, è l'artista. Al di là, io ho preso spunto da questa domanda, ecco, ma diciamo con gli artisti, cioè, chiaramente poi sono persone e ognuno ha il suo carattere, le sue peculiarità, però ecco, credo che il discorso che effettivamente, ricollegandomi un po' a quello che dicevi prima, che il fatto di sentirsi già come arrivati perché si hanno delle collaborazioni, credo che appunto non bisogna mai dimenticarsi che sul manifesto che c'è fuori della venue dove si fa il concerto non ci sei tu, ma infatti c'è... non c'è la tua faccia, c'è quell'altra, esatto. Esattamente. Esatto. Esattamente, quindi... E quindi già l'aspetto della professionalità riguarda moltissimo quello che è la... vengono a vedere l'artista, tranne quei due i tuoi amici che magari vengono per te, ma il resto è per l'artista. Certo, certo. Dopo ovviamente questo non vuol dire che bisogna far male, lavorare male, bisogna essere professionisti al 100% perché è giusto, il posto lo richiede... bisogna essere sempre dare il massimo. Certo. Però comunque sì, la gente non viene per te, viene per l'artista. Ma raccontami quell'aneddoto che dicevi. No, della valigia lì, di mettere... Allora, mi ricordo... Allora, eravamo giovani, almeno io ero giovane. Ero in tour con Elisa, che è uno dei pochi tour che ha fatto con due chitarristi, perché solitamente c'è Ringo, che è il marito, fondamentalmente quel tour eravamo in due, che era il tour di Pearl Days, così era per cambiare, insomma, ma hanno chiamato me e sono stato con loro in tour per un anno. Ok. Un giorno mi chiamano, c'era una data aggiunta, per cui mi dicono,
Bon, dai, insomma, è uscita sta data, preparati che andiamo a Livigno a suonare, no? Boh, vabbè, io partivo ancora dal Veneto, mi sa. E non avevo idea di dove fosse Livigno. Per cui era primavera, ok, no? Per cui giubbottino di pelle, no? All star, braghettina da figo. E tutti ridevano, cioè sono arrivati a prendermi, vedevo che ridevano tutti, però non capivo, ho detto, vabbè, andiamo, no? Cioè, andiamo, andiamo, andiamo e siamo arrivati sulla vetta delle piste da sci, cioè non in paese, a 2400, non so dove, e di altitudine a suonare. E io ero conciato come da primavera, cioè, magliettina, giubbottino di cavalli E ho patito tanto di quel freddo, pensavo di morire, con le All Star tra l'altro, mi ricordo ancora. Mamma mia. Quella è Ness ma stata. nessuno ti ha detto niente Eh no, figurati i bastardi, nessuno mi ha avvertito, non vedevano l'ora. Eh no, poi se scherzi da camerata, all'ordine del giorno, cioè, non vede sì. l'ora, cioè, non si vede l'ora che uno faccia una cazzata. Wow, fantastico. Cioè, bene, ma c'è una domanda di Buffalo Soldier che dice: ma il fatto che Eros sia anche chitarrista, neanche così malvagio, ha influito sul tuo lavoro con lui? No, influito, no, tra l'altro secondo me è anche un bravo chitarrista. Sì, no, infatti è bravo lui. È anche uno che si intende di chitarre, Sì, ne cioè, ne sa perché anche delle belle roba. Gli ho visto lui Sì, no, suonare con della. figurati, delle chitarre pazzesche, sì, infatti. Sì, Ma no, no, no. no, influito no, ti mette forse un po' a soggezione perché sai che comunque è uno che ne sa, per cui se sbagli una nota se ne accorge, ecco, magari Sì. qualcun altro magari non se ne accorge. Certo, Questo forse è certo. quello, l'unica cosa. No, Poi tra l'altro, che altre collaborazioni hai avuto? sì, no, Sì. cos'è, volevo raccontare una cosa di Eros, che alla fine, Sì, ok. sono artisti e sono grandissimi artisti, perché comunque posso assicurarti che Eros, quando arriva in palco e canta, ti fa venire la pelle d'oca, perché comunque è una spada, una lama. Cioè, può piacere, non piacere, nessun dubbio, però devo. Cioè, indubbia la presenza, proprio lo spessore, no? Ma infatti, Però dico, scusami, scusami, Marco. no, volevo dire, cioè, effettivamente questa cosa qua, a volte non ce ne rendiamo conto se non quando si è sul palco con questi Eh personaggi sì, qua. è vero. Cioè, perché effettivamente poi se li senti alla radio, eccetera, dici, vabbè, c'è Ero, c'è Tiziano, c'è Elisa, e quindi, poi quando senti questa roba, ce li hai vicino e ce li hai sul palco. Effettivamente credo No, che li senti. dimostri, tu dici: ah, adesso capisco perché questi qua fanno Sì. successo rispetto ad altri. Sì. C'è questa sensazione. A me è capitato qualche Assolutamente. volta e devo dire che effettivamente dici: ah, e tu devi essere chiaramente All'altezza. all'altezza di sostenere quella situazione lì. Cioè, in quel caso lì, come affronti questa cosa qua? In quel caso il peso lo senti, perché comunque ti rendi conto che devi essere a livello. E lì niente, vai, tiri fuori quello che non sai neanche che c'è, fai quello che devi fare. Non c'è un modo per essere Ma all'altezza, ci si prova. ti è mai capitato situazioni imbarazzanti, diciamo, nei vari tour, nei vari live, nelle quali ti sei trovato adesso che cazzo faccio? Beh, sì, è successo. Beh, con la Gianna ogni tanto ti si attacca addosso. Una volta siamo caduti tutti e due, sono salito sopra, è un disastro. Lì ti alzi e continui, non c'è altro da fare. Ma quelle sono anche cose che credo che il pubblico non aspetti altro che succeda, perché sennò diventa un concerto come tutti gli altri. Invece lì c'è quel concerto Sì, dove nel ci concerto sono. che ti cade la chitarra per terra, che si sgancia la tracolla, capita, è inutile. Fa finta di niente, come se dovesse essere successo, come se fosse da copione, prendi su e continui. Fantastico, fantastico. E il bello della diretta è quello, ragazzi. sì. Quindi. Bene, ascoltami, ma tu sei chiaramente un bel chitarrista, ci fai sentire qualcosa? Cosa Sì, dici? Dai. certo.
Cosa ci fai sentire? Allora, io di brani solisti, di dischi solisti non ne ho fatti. Di pezzi miei. E come mai non hai fatto? Perché non mi interessa. Fondamentalmente. Beata sincerità. No, poi magari vi faccio sentire delle cose che nell'immagine nell'orecchio comune si possono riconoscere, dato che ho magari registrato io, però di cose mie non ho neanche mai avuto la velleità di fare il mio disco. Però è importante questo è importante, cioè magari non hai fatto delle cose, però ci sono delle cose che insomma anche prima mi hai fatto sentire, che quando le farai sono riconoscibilissimi. Sono abbastanza riconoscibili, quello è anche abbastanza importante. Bene, dai, facci sentire. Beh, ti faccio una cosa che ti ho fatto sentire anche prima, allora, certo. Abbastanza riconoscibile. Bene, dai, ecco, ok. L'acustica, guarda. Ok. Com'è? Si sente? Sì, sì, molto bene. Ah, perfetto. Allora, aspetta che sto lontano dal microfono dell'acustica, perché stiamo andando con la microfonazione. Ok. E questa, secondo me, la conoscete. Vediamo se mi viene. Questa mi sa che si riconosce. Ha voglia. E l'ho suonata anche un sacco di volte. Ah, pezzo qua. Sì, perché quando è venuto fuori era effettivamente un grandissimo pezzo. Federica Interlandi, ovviamente, non poteva che riconoscerla subito, ovviamente. Immediatamente. Cioè, Tiziano, ce ne sono un paio. Vediamo, c'è anche questa. Ciao Federica. Okay. Anche questa era abbastanza riconoscibile, probabilmente. Okay. Vediamo, ce lo dice Federica il titolo, visto che oppure il vediamo se indovinano, esatto. Vediamo se indovinano. Che le riconosce. Chiedono se che chitarra stai suonando. Beh, qua siamo un canale di nerd, quindi la prima cosa è che chitarra stai suonando. Vabbè, allora, per i nerd, questa è una Martin del 71, se non erro, e questa l'ho ereditata dal babbo. Urco. Tra l'altro ho tolto il... ho tolto il è proprio venuto via il battipena, non l'ho neanche rimesso perché sembra che suoni meglio. Addirittura? Sì, perché lascia la tavola più libera. Sì. Ho dovuto farla sistemare perché era... Faccela vedere, perché cioè, adesso, noi che siamo amanti del vintage, di 18 questa. Proprio quella da songwriter per definizione. Sì, esatto, esatto. Bellissima. Esattamente. Federica non ha riconosciuto la canzone, però si è messa a ridere. Fantastico, però è messa bene per avere essere del 70. A parte questo, che insomma è quasi voluto, insomma, no, è messa benissimo. Ma è come spiegaci come la stai amplificando? Ma guarda, microfono. Io per le acustiche utilizzo sempre un microfono che non è particolarmente costoso, anzi, è abbastanza economico, considerando quanto si può spendere per un microfono a condensatore per registrare un'acustica. Certo. Che è lo Spirit dell'Aston. Ah. A me piace tantissimo. Ah. Come lo posizioni? Allora, il posizionamento è particolare, nel senso che di solito si punta o al dodicesimo, in questo modo, insomma, microfono che guarda al dodicesimo tasto, o da quest'altra parte, solitamente. Io invece, copiando un pochino Eric Clapton, perché questa l'ho vista da lui sul live, quello bellissimo, l'Unplugged. Esatto, lo tengo... alto, quasi come insomma, come se ce l'avessi qua sopra che guarda la buca,
Per cui... Okay, come un panoramico da batterista, praticamente. Come un panoramico da batterista, bravissimo, okay. Esatto. Okay. Per cui... Beh, interessante sta cosa qua. Posizione alta, insomma, dall'alto guarda al basso, inclinato più o meno di 45 gradi verso la buca. Mm-hmm. E questo secondo me dà un suono molto naturale, resta grosso, resta perché becca però gonfio, però senza quel boomy fastidioso che è tipico delle acustiche, che dà sempre fastidio in sostanza. Molto interessante, questo mi ha dato una cosa... Se devo fare delle cose più pop, cioè, allora, la ripresa al dodicesimo tasto va molto bene se devi fare strumming in mezzo a tanta roba. Okay. Per cui la pennata, se deve uscire, insomma, probabilmente avere un suono più sottile, più è efficace. Però se c'è bisogno di fare una parte dove c'è bisogno di sentire corpo, il suono, ritengo che questa microfonazione sia più efficace. Ok. Ci chiedono di suonare l'inizio del regalo, il regalo mio più grande. Va bene. Vai. Non so se me la ricordo tutta, se ci provo. Ci provo. Vabbè, il finale è andato in vacca. Vabbè, ma succede sempre così, quindi anche i professionisti sbagliano. Devono prepararsi. Parecchio anche. Devono prepararsi. Io sbaglio. Ok, confermo. Ma ecco, c'è un'altra domanda che immagino che questa non te la porti in tour, o sì? No, questa non, perché non è amplificata. Questa in tour non ci va per diverse ragioni. Prima di tutto perché non è amplificata, poi sì, non la porto neanche in giro perché mi dispiace. No, in tour c'ho sempre c'ho un'altra Martin, in realtà una di 28, però devo dire che uso più spesso la Maton, Tommy Emanuel, la 808 TE, esatto, strumento. Incredibile, fantastico. Amplificato, sì. Per cui quello è è lo strumento pre-live. E in questo ufficiale. Caso, dove la passi dentro? Quindi su una DI diretta? Diretta. Allora dipende. Con Gianna, dove non serve avere effettistica, vado in diretta sulla DI. Ok. Con Tiziano, invece, dove preferisco avere gestire io gli effetti, delay, qualche riverbero, insomma. Uh-huh. Utilizzo la stessa catena del rack, perché c'ho un rack per l'elettrica, che utilizzo anche per l'acustica. Okay. Per cui splitto i segnali con un router, con il GCX, che passa attraverso un Sound Sculpture che gestisce pedalini, andate, uscite. Il Sound Sculpture. Cioè, è ancora rimasto a... Cioè, cose che non sentivo da anni, bellissimo. Sì, però. sì, sono rimasto lì, sì. Fantastico, quindi è strumentazione che è una vintage. Attenzione, è un vintage, proprio così vintage, è una moderno vintage. È un 80-90 sostanzialmente, perché lì tutto il discorso. Poi ce la descrivi, perché qua mi interessa moltissimo, mi interessa molto 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 molto. C'è Marco, c'è Marco che ci chiede a questo punto, sì, dai, ci fai sei nell'anima a questo punto, facci il rifettino, il rifettino, dai. Yeah. Ve lo faccio con l'elettrica, però questa è da elettrica questa. Fantastico. Cos'è? Ci chiedono se usi molto, ecco, queste Dreadnought hai, diciamo, per quanto riguarda, visto che hai citato Clapton prima,
Oltre a questa Dreadnought qua e anche altre acustiche, oltre ai Lamaton, hai detto che però è più per una situazione live. Sì. Ma a livello di registrazione, per esempio, usi per esempio delle 000, delle... Ma guarda, in realtà no, nel senso che c'ho la Martin, c'ho questa, e mi piacerebbe magari averne delle altre, però alla fine mi trovo bene con queste, uso sempre queste. Ok. C'è un caro amico che saluto, Guidetti, Claudio Guidetti, che ha tutte le chitarre del mondo, per cui quando c'è qualcosa, vado a provarle da lui. Ok. Cioè, il negozio di dischi ufficiale. C'è Pietro Mo. Negozio di strumenti, scusa. Pietro Mente che dice che c'hai un clone originale, sul serio? Sì. Mi. Sì, sì. C'è un patrimonio. Dopo ve lo faccio sentire, che ce l'ho attaccato. Sì, cioè, ce l'ho sempre attaccato. Fantastico, Anche in live ce l'ho sempre attaccato. Sempre acceso, cioè, non si spegne mai. Allora, visto, raccogliamo l'invito di Marco Cereda, che dice prendi la tele blu. La tele blu è qua. E così passiamo alla... Eccola. Passiamo alla storica. La storica. Questa tele è del... No, questa è nuova. Ah. Questa è nuova, me la sono fatta fare da Nash, che è un liutaio di Nashville, Nash Guitar. Ok. Molto, molto bravi. Mm-hmm. È una chitarra relativamente economica, nel senso che non costa, insomma, $10,000, insomma, come tante custom shop, come... Okay. È una chitarra che ha un prezzo, insomma, medio-basso, anche direi. Molto molto bella, resistentissima, cioè, ne ho fatto di tutti i colori, che mi è caduta per terra, ha preso sole, pioggia, umido, la qualsiasi, e devo dire che non fa una piega. Proprio... Okay. E suona molto bene, c'ha l'Indy Fralin, può essere, sì, mi sa di sì, okay. Come pick-up, è uno strumento bellissimo. E dove la metti? Cioè, tu sei tutto analogico, non hai niente digitale. Io sono tutto analogico. Descrivici il rack, va. Oltre al clone, quindi. Anzi, no, fai la catena dall'inizio, come è composta. Allora, qua in studio. Allora, una cosa digitale in realtà c'è il trasmettitore. Okay. Perché i cavi non li uso, non li voglio più vedere. Ok. Per cui c'è il trasmettitore, quello Line 6, il G90. Ok, il G90, sì. Esatto. Che entra, se non sbaglio, no, qua è abbastanza semplice, c'è un GCX, sempre roba degli anni, okay, 90. Mitico GCX, sembra MIDI switcher GCX. Della Digital, esatto, Music Corporation. Esatto, che poi è passata alla Voodoo Lab, se non sbaglio. Ma è sempre stato la Voodoo Lab, in realtà erano i due brand, cioè Voodoo, okay, Lab, e in realtà il brand era Digital Music Corporation, che faceva, okay, GCX, la pedaliera e il MIDI switcher, e poi, esatto, tutta la linea Voodoo Lab. Esatto. Conosco perché l'importatore in Italia era mio amico. Ah, ok. È mio amico, insomma, quando l'importava. E quindi il GCX lo usi come loop switcher praticamente? Per i pedalini. Okay. Esatto, ho tre piani di pedali, per cui... Quindi c'è i pedali nel amplificazioni, rack. Distorsioni, modulazioni, poi c'ho un altro piano con delay, riverberi, diciamo che ogni piano, insomma, c'è il cassettino che del mobile, insomma. Esatto, ogni piano del mobile è assegnato a un loop e basta. Qua adesso non c'è molto di attaccato, sono le robe che uso sempre, c'è il clone e il Vemuram, okay, il Jan Ray, che sono i miei due stadi di preamplificazione, sia in studio che dal vivo, sono sempre quelli. Ok. E quindi dopo vai su ampli? Un leggero delay, lo Strymon, quello semplice. Sì. Okay. Però adesso l'ho disattivato, ho messo un po' di effettistica da Pro Tools. Così facciamo un po' più di... Perché ho detto, guarda che qua sono abituati bene. Un po' di magie. Dovete sapere, quando abbiamo il soundcheck, ho detto, sono abituati bene. Diciamo la verità, che abbiamo fatto la prova. Marco è partito con un suono spaziale, delay della Madonna, riverberi incredibili. E sono partito io e sembrava Pinocchio. E Marco giustamente mi ha detto, ma sai... Suona un po' come se ci fosse l'ampli col microfono davanti. È esattamente quello che sta succedendo.
Beh, questa la registro, questa la uso come, faccio uno short. Devi sistemare il suono, cioè io che ti dico, devi sistemare il suono perché suona come il microfono. Suona come l'ampli col microfono, cazzo. Ma no, cioè veramente, questa è storica, ragazzi. Per cui mi sono trovato a dover fare l'emulazione in analogico del digitale, in pratica. Roba da matti, cioè abbiamo, ci sono, c'è il terremoto qua che si sta, ci sarà gente che dica, ma non è possibile, mica, gli analogici me li trovo, mi bucano le ruote domani. No, però i suoni sono belli, facci sentire qualche suono allora, dai. Sì, aspetta, vediamo se si è attaccato. Perché ho dovuto mettere il gate, perché sennò se c'era la ronza, no, non va bene. Ma è l'ampli che stai usando, cos'è? L'ampli che sto usando è una Bassman, okay, degli anni 70, anche questo. Roba bella, insomma. Bassman 100. Ok. Con una cassa Orange 1x12, perché in studio... No, aspetta, perché la racconto, no? Perché questa è carina da raccontare, no? Perché io gli ho detto, cioè, a me piace sempre che gli ospiti che vengono qui... insomma abbiano dei bei suoni, poi si sente bene in stereo, tutto figo, tutto bello, esatto. Cioè effettivamente, cioè, detto, beh, ma ha detto Davide, bisogna che qua sembra, cioè è veramente così, detto, cioè sembra il suono con effettivamente è un amplificatore, effettivamente, cioè, è proprio così. 57 piccolino davanti, 57 è diventato grande così in quel momento, però vedi che come, diciamo, è un po' il concetto di non è che i suoni comunque sono belli, no? La base del suono è sicuramente bella. È che oggi come oggi siamo abituati effettivamente ad avere una certa cura del suono, per cui effettivamente bisogna avere... Adesso poi tra l'altro il fatto che tu mi hai sbloccato un ricordo del GCX, perché l'ho usato anch'io tantissimo tempo proprio per gestire sia i canali della Bogner, perché con l'oggetto lì, con gli hot loop, puoi usarlo sia per gestire i canali degli amplificatori che per i pedalini, per inserire i pedalini, quindi midizzati fondamentalmente. Ed era un'architettura che io utilizzavo... E mi fa molto piacere di vedertelo usare, perché effettivamente oggi come oggi sono pochissimi quelli che usano ancora questa... Ma te la porti anche dal vivo questa roba qua, sì? Allora, dal vivo ho un sistema simile, però c'ho, visto che me lo chiedono anche, vedevo. Sì. Okay. Ho una Divided by 13, sì. La FTR bella. 37. Bella quella testata. Quella... Sì, per cui testa è cassa. Bellissimo. In realtà è un clone di una Bassman, la sì, circuitazione è la stessa, sì. La stessa cosa, che è bellissima, molto bella. Il clone sì, me lo porto anche in tour, fortunatamente abbiamo delle persone, degli angeli custodi che sono i nostri backliner, di cui mi fido, gli darei anche mio figlio in custodia, cioè, mi fido ciecamente che sono veramente bravi, persone splendide. Non hai mai sperito niente, anzi qualche volta mi trovo dei pedali in più del rack, addirittura. Ti giuro. È duro. Sì, no, ma questo si è rotto, te l'ho messo nuovo. Sì, ok, ma quindi... No, tranquillo, non ti preoccupare. E come, non ti preoccupare? Cioè, veramente... Ma tra l'altro c'è una domanda, in tour usi amplificatori valvolari? Sì, perché tu usi... Sì, diciamo, sì, Divided. Praticamente valvolare, e io credo che, ecco, oggi come oggi su certe produzioni... Ti hanno mai fatto storie per utilizzare o questo o quell'altro, valvolare, oppure un digitale, il camper? Allora, in studio ho usato spesso il camper, per questioni comunque di praticità, poi comunque devo dire che è una macchina che funziona benissimo, suona da Dio, è veramente bella, insomma. Cioè io uso l'analogico qui da me in studio perché comunque è tutto montato. È tutto montato, esattamente. Per cui la comodità, insomma, è alla pari. Certo. Se vado in giro, sì, e non c'è niente, è difficile che mi porto, che riempio la macchina di roba, insomma. Certo. È più facile che vado in giro, ma anche con robe piccole. C'ho anche una Valeton, il GP200, che è bellissima. Mi è capitato spesso di usare quella. Certo. Anche live l'ho usata in alcune cose, che ne so, trasmissioni, robe che devi andare lì, attaccare e pronti via. Ma infatti, guarda, cioè, è tutto che un aspetto fondamentale. Cioè, un professionista porta via quello che in quel momento gli permette di fare la serata nel miglior sforzo possibile, senza sbattersi troppo. Perché, cioè, anche oggi,
c'è uno che mi dice no, ma sai perché no, ma il valvolare, ho detto ragazzi, cioè, ma no, ma chi se ne frega, cioè, allora io per avere il suono che ho io, ma io l'ho avuto quel suono lì ragazzi, per avere il suono che io, come quello che ha, cioè, perché visto che hai parlato di GCX, io ce l'avevo, avevo un REC a 6 unità con la Ecstasy, con la cassa 4x12, poi avevo il finale con le due cassettine per fare il triampi, cioè bellissimo, esperienza fantastica, cioè, ma chi è che si porta dietro? Cioè, devi andare a fare un concerto, cioè, o fai un tour dove hai effettivamente della gente che ti, poi ti tiene la roba bene, te la vengono a prendere a casa, la caricano, te la riportano, e in questi casi qui, cioè, ovvio che se tu puoi utilizzarlo lo usi, ma non è che sempre, anche un professionista come te, quando gli serve di fare una produzione veloce eccetera eccetera, si porta via una cosa da 200 euro, siccome uno è bravo a suonare, fa suonare bene anche la Valeton da 200-300 euro. Questo, guarda, è il concetto. Quello è un percorso, quello, perché io ho perso veramente tanti anni della mia gioventù, della mia giovinezza, a provare il pedalino, a provare. Allora, siete partiti con l'ampli, no? Sì. L'ampli non suona bene, è colpa dell'ampli. Esatto. Cambia l'ampli, cambia uno, due, tre e non cambia niente. Allora fai, ok, allora sarà colpa del distorsore, no? Per cui compri 100.000 pedali, li provi tutti, è sempre uguale. No? Allora sono i pick-up, no? Allora anche lì comincia a cambiare pick-up, smonta chitarre, e ti rendi conto che non cambia mai un cazzo. Esatto. Dillo pure, tranquillo. E dopo tanti, tanti anni, dopo aver provato tutto, praticamente, ti rendi conto che arrivi ad un suono e lo riesci a fare con qualsiasi roba. Che sia un digitale, che sia una... ti meriti un applauso questa volta, ragazzi. Che sia una pedaliera da 200 euro, che sia il muro di Iraq. Bravissimo, ti meriti una... hai strappato l'applauso, lo strappo io, perché da casa sicuramente sono lì che stanno applaudendo tutti quanti. Tra l'altro saluto Nazareno Zaccone, che è un altro di quelli che il musicista on the run. Ciao Nazareno, fa sempre piacere vederti. No, hai detto una cosa assolutamente sacrosanta, cioè, quando uno ha il suono è nei diti, ci vuole un po', non arriva subito, ma nel momento che arrivi poi sei portato a cercare quel suono lì su tutto quello che utilizzo. Esatto. Poi sono, alla fine sono sfumature che, ripeto, credo che agli 80.000 di San Siro con Tiziano Ferro gli freghi poco, che cazzo, cioè, poco niente, anche perché non credo che ci siano tanti chitarristi che vadano a vedere Tiziano Ferro. Francamente, di quelli che ma c'è la Divided by 13, ok, cioè, magari ce ne saranno una decina su 80.000 probabilmente, però lì interessa che il prodotto finito sia professionale, quello sì, deve essere professionale, non unprofessional. Esatto. Bene, quindi no, mi fa molto piacere che tu abbia questo setup, perché mi ha sbloccato dei ricordi molto belli, l'ho avuto parecchio. Hai la sua pedaliera, sempre la sì, GCX? Con il display verde. Alla vecchia, lì pedaloni da schiacciare. Sì, sì. Bella, bella quella pedaliera. Bene, bene, bene. Niente, dai, facci sentire qualche sonetto con questa bellissima tele. Che suonazzo! Va bene? L'ho fatto bene? Sì, complimentissimi, ho copiato, ragazzi! Ho copiato bene! Fantastico! Mi hai reso felice! No, bravo, sono stato... Ma io che ti vengo a dire a te, bravo! Ho dovuto mettere allora il delay digitale stereo e il riverbero, quello da Pro Tools... Ti ho rotto le balle! Che figata! Qua c'è anche una chicca, qua c'è un H3000 di quelli veri. Wow! Il colore, il nero e rosso. Bello! Una puntina. Bello, bello. Sento un po' di detune sotto.
Senti che suonazzo, sente, grosso come una casa, ragazzi. Bello questo qua. Sì, l'ampli a me, io lo sento, cioè quando attacco, sì. Poi non so se sto suonando tutto con, cioè sto facendo tutto col volume, adesso vi tolgo il gate, che non ho mai usato un gate in vita mia. Oh, là. Senti che bello, senti la ronza, sì, che sì, bella. Questa è ronza sana, ma ce l'ho anch'io la ronza sana, se la vuoi adesso l'attacchiamo, stavo fantastico, cosa stavo facci, senti, facci. Fammi sentire il suono. Chitarra ampli e col clone, perché sarei curioso, allora, di sentirlo. Qua c'ho solo, in più c'ho solo il Vemuram. Okay. Ti attacco il clone e basta. Ma il suono è questo. Okay. No, facci sentire solo l'ampli e poi ci attacchi i due overdrive. Aspetta. Facile. Qua. Esatto, questo è l'ampli pulito. Ok. Quindi ampli, microfono che passa dentro il banco e gli effetti del banco. Esatto. Ma è la modulazione è l'H3000. Esatto. Yeah. Bellissimo, cazzo. Aspetta che devo attaccare la chitarra anch'io. Dai che facciamo una certo. Subito perché aspetta. Prendo anch'io la tele. Oppure un po' distortino. Vai, vai. Che poi devo dire che sono fighi perché anche solo toccando il volume della chitarra, cioè da così. Scusa. Posso arrivare a... Yeah. Tutto fatto col volume. Bello, cazzarola. E voilà. Che figata, ragazzi, che figata. Dai, facciamo la roba insieme, dai. Dai, che sono troppo alto. D'accordo. Fai con calma. Disaccordato. Ops. Ma se no ci buttiamo una basetta. Va, sì, dai, butta una basetta, che almeno abbiamo un timing, un tempo. Ok, esatto. Allora, ti metto quella di prima, che abbiamo fatto il sound check, con lo shuffle in là. Yeah. Vai Marco! No, vai tu! Oh,
Grande, grande, che bello, che bello. Fantastico. Il blusettone funziona sempre. Lo shuffle è sempre tanta roba, ragazzi. Aspetta, che è partito. Bene, bene, bene. Beh, bei suoni, ragazzi, veramente, veramente belli. Molto suoni, bellissimi. Beh, belli, analogico belli, e digitale, dai, si sposano bene. Beh, in realtà sono in analogico anch'io, Adesso sto. Attenzione! Sono in analogico anch'io, quindi. Cioè, è un ibrido perché l'ha testato, poi il pedale invece era digitale. Ok, insomma, ok. Ho fatto un po' di. Un po' di giri. Un po' di giri. Senti che bella ronza sana sotto. Che... Dai, togliamola, dai, togliamola. Sono io, sono scelto. Boh. No, questo sono io, mi riconosco. Eccolo. Ah, bene, bene. C'è una bella domanda. Come te la cavi col jazz? E si chiedono se canti pure. Allora, jazz malissimo, ragazzi. Ma proprio male, male. Mm-hmm. E se canto, meglio di no. Canto qualche provvisoto. Se devo cantare qualcosa. Non ti chiedono, per esempio, dal vivo di fare le voci? Ah, beh, sì, dai, sì, da qualche coro lo faccio, sì, sì. Anche a livello coreografico, insomma, perché sì, non sì, bello cantante, però, poi è sempre figo, chitarrista col microfono, sta bene, insomma. Ma a livello di produzione, beh, ecco, insomma, chitarrista chiaramente... Adesso, per esempio, stavo guardando... io seguo Luca Mantovanelli. Ah, bravissimo, Luca. Luca è fantastico. E vedo che comunque Eros gli lascia parecchio spazio, ecco. Cioè, come è il rapporto, anche soprattutto dal vivo, tra l'artista, diciamo, come si innescano queste dinamiche, dove, non so, devi farla solo, oppure devi uscire, perché comunque sei a fianco molto spesso, ecco, non so come nelle varie situazioni come ti certo. Sei trovato. Adesso c'è quella foto, la foto di copertina che sei con Gianna, e poi mi hai detto appunto che Gianna sì, è abbastanza diciamo dinamica sul palco. Sì, ho ricevuto, ecco, anche dei gran baci in bocca. Sì, 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 sì. No, beh, dipende molto dall'artista, cioè, con lei per esempio può succedere qualsiasi cosa, ma qualsiasi roba che tipo si butta sulla batteria e la distrugge, tipo, a me proprio... mi si è attaccato a Koala, ma però davanti, perché con la chitarra e non sono riuscito a controbilanciare il peso, si è caduti per terra tutti e due, ovviamente, cioè, ho corso finché non ho potuto, poi sono inciampato. Ma no, basta che non ci fate male. Sì, no, è che adesso si fa anche male qualche volta. Vabbè, ma è così, per cui lì non c'è una dinamica vera e propria, cioè, succede quel che succede, può succedere qualsiasi roba. Ma può capitare invece che, non so, ti diano proprio delle disposizioni? Sì, 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 assolutamente, sì, sì, okay. Sì, no? Sugli assoli, sulle cose, sono assolutamente studiati, nel senso che non è che uno gli piglia bene e gli entra l'assolo e lo fa, okay. Assolutamente no. No, beh, certo, questo, però diciamo, non so, anche il fatto di dire, non so, ti portano avanti. Cioè, sì, 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 beh, lì è okay. Tutto studiatissimo, sì, okay. Sì, anche perché ci sono le luci, cioè, se ci sono delle grosse produzioni... Per esempio Eros, Tiziano, tutte queste produzioni qua, è tutto studiato, anche perché, non so, tu ti metti qua perché lì in quel momento sei illuminato tu, okay. E quando succede quello torni indietro perché deve passare lui, okay. Cioè tutto, è quasi più difficile ricordarsi le dinamiche che poi alla fine suonare. Okay. Che la si divisa a spostarsi, che ne so, in passerella, perché c'è le due note che fai, ti illuminano, e anche i video, ci sono delle dinamiche, dei momenti in cui sai che ti riprendono, per cui insomma eviti di girarti, sì, non è che vai del dito nel naso, no, non è un concerto rock, insomma, dove uno si mette dove vuole, fondamentalmente, no, cioè, no, c'è no, una certa esatto. Produzione, quindi sì, sì, lì va è tutta studiata a tavolino, ovviamente. Ok, sì, 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 sì. Bene, altre collaborazioni che hai oltre a... Ma guarda, io negli anni ho lavorato con tanti artisti, nel senso che sempre con l'occasione, insomma, di Michele, lavorando con lui, che a un certo punto è diventato un po', insomma, il producer di riferimento di quegli anni, ho lavorato con un sacco di gente, da Giorgia a Max Pezzali a Biagio Antonacci, e poi ho prodotto anche un metadisco per lui. Mm-hmm. Giusy Ferreri, Mengoni, veramente tanti. Sì, diciamo che quando
alla fine si entra nel giro, poi Per quel periodo ci si gioca le proprie carte, ci si gioca le carte, poi è tutto un po' ciclico, come le mode, insomma, ci sono dei momenti in cui insomma si fanno un sacco di robe e poi, certo, come giusto, come normale e giusto che sia, dei momenti in cui se ne fanno di meno, insomma, questo è scontato e normale. Ma adesso che periodo è? Adesso c'è il periodo in cui stanno lavorando tantissimo dei producer di trap, in sostanza. Per cui, se vogliamo parlare un po' di mercato, io te la racconto anche. Sì, sì, assolutamente sì, anche perché qua diciamo, è un tema che affrontiamo sempre molto volentieri. Qua c'è un discorso lungo da fare, nel senso che quello che ha un po' accelerato questo processo è stato sicuramente il Covid. Per cui si è passati da una generazione ad un'altra in maniera molto veloce, in maniera esponenziale. Probabilmente lo stesso cambiamento sarebbe avvenuto in un periodo più lungo, okay, invece nell'arco di un anno, due anni, è cambiato tutto, discograficamente e a livello di lavoro in studio. Discograficamente, perché si sono proprio fermate le case discografiche, fisicamente la gente non poteva andare in ufficio, e si sono proprio bloccate, per cui lo stop delle produzioni e anche delle radio, cioè non c'era più materiale da far girare, in sostanza roba nuova, per cui sono uscite tutte queste realtà nuove, molte di cui trap, hip hop, che hanno trovato spazio dai social, sostanzialmente, certo. Per cui hanno soppiantato quello che era il vecchio mercato discografico a livello di prodotto proprio. Okay. A livello di produzione, cosa è successo? Che ovviamente, siccome il mercato si è ribaltato, tutti vanno a cercare quel tipo di produzione, spesso fatta un po', se mi posso permettere, con pochi mezzi, insomma, casalinga, un po' casalinga. Quella roba lì ormai la fai con un plugin. Quella roba lì la fai con un portatile e con pochissimo tempo. Cioè, adesso non parlo di 100 anni fa perché non ha senso, però insomma, prima per fare un brano, comunque, non so, in media ci si lavorava una settimana, insomma, per farlo bene, insomma, per strutturarlo. Mm-hmm. Adesso i tempi sono che il brano deve essere pronto entro la giornata, sì, e se non produrre tantissimo. Se non te ne chiedono addirittura di farne due al giorno, capito? Cioè, proprio per cui tempi ridotti all'osso, budget ridotti all'osso, okay, e anche quello ovviamente che conta, perché comunque per fare dischi bisogna andare in studio, chiamare la gente, fare questo, quest'altro, insomma, comunque si ha bisogno di budget. Se non ci sono più budget, si fa in un altro modo, e si sta facendo un po' così. Ma quindi tutti i vari artisti, però gli artisti grandi comunque vedo che comunque i live li fanno, i loro tour li fanno. Per fortuna è rimasta la fonte di guadagno reale, perché per il resto dagli streaming chi guadagna? Nessuno. Sì, cioè, bisogna fare un miliardo di streaming per guadagnare qualcosa. Lo dico sempre che la musica ormai è diventata la musica che si fa adesso, purtroppo, sei nella zona del trap eccetera eccetera, ma sappiamo che la qualità è quella proporzionale fondamentalmente al budget che si ha, si fa tutto proprio non è il fatto di dire faccio il disco della vita che so che fra 20 anni me lo ascolteranno, faccio il pezzo di oggi che tra la settimana prossima devo farne un altro perché questo se lo sono già dimenticato, perché funziona così sostanzialmente, esatto. Mentre noi siamo ancora legati a Shine on a Crazy Diamond, Making Movie di Dire Straits, cioè quelle cose lì, e continuiamo ad ascoltarceli fondamentalmente, quindi quella produzione è diversa, esatto. E quindi è ovvio che devi declinare sui live, perché sono quelle l'uniche cose l'unica cosa reale che è rimasta, perché tutto il resto e il disco lo fai in funzione del live che devi fare, esatto, fine, giusto, perché esatto. Sanremo, dischi eccetera eccetera, si fa anche Sanremo, poi ormai ha sdoganato tutto un discorso di trap e di musica moderna che vediamo insomma tutti i giorni, e così purtroppo chissà mai se si ritornerà indietro, non lo so, i tempi sono questi non lo so, è un'evoluzione che è successa, bisogna adeguarsi, è inutile stare lì a lamentarsi, bisogna semplicemente adeguarsi, è tutto molto basato sulle tempistiche e sulle caratteristiche dei social, perché ormai la discografia, sì, cioè la musica è lì, non è più la radio, non è più la discografica, ma infatti, tutto, guarda, social. Io vedo ogni tanto mio figlio che va a vedere, vado a vedere Brescia,
cazzo è Brescia? Vabbè. Oh, ma ragazzi, mi manda le foto. Cioè, è un nugolo di ragazzi giovani, impressionanti. Ma, cioè, ma dove l'avete visto? Eh no, perché su Instagram, su questo, cioè, si seguono sui social e quindi non hanno neanche più bisogno di avere un marketing come una volta con i muri tappezzati. Non frega niente. Cioè, social, tac, sono lì. Si fa sui social, ma io lo dico anche agli emergenti. Io lavoro con tanti emergenti perché c'ho anche un progetto, dopo domani te ne parlo. E loro si incazzano di sta roba. Io dico, ma ragazzi, è così, cioè, è inutile lamentarsi, tanto il discografico che ti chiama a casa puoi aspettarlo, non arriverà mai. Assolutamente. Gente che investe sul tuo progetto non gliene frega niente a nessuno, è inutile stare lì a aspettare, volere trovare dei finanziatori, cercare il discografico che crede in te, quella roba lì non esiste più, proprio non esiste. Ognuno deve crearsi il suo giardino, l'artista è una start-up ormai, è come aprire un negozio di scarpe. Cosa ti serve? Ti serve un locale da affittare, ti serve l'arredamento, ti servono le scarpe da avere in negozio per venderle, bisogna investire, fare quelle robe lì, lavorando, che ne so, fai un lavoretto che ti permetta di cominciare a fare degli investimenti e ognuno è libero di fare il suo investimento. Funziona così. Assolutamente, guarda, c'è... Prendo spunto da questo commento di Buffalo Soldier. Però sai, Marco, che devi declinarci live, visto che i dischi non si vendono più. A pagare le conseguenze noi spettatori, visto che i biglietti anche degli artisti medi sono alle stelle. Ma ragazzo, cioè, funziona così. E questa è la conseguenza. E poi ancora più gravemente la stampa, no? Perché noi ci lamentiamo che ormai la stampa ha raggiunto livelli. Cioè, fa esattamente quello che fanno i social, sostanzialmente. Ma la musica è lo stesso. Cioè, siccome non si comprano più dischi, e questo declino c'è stato... Inizialmente la prima botta è stata all'inizio del 2000 con gli MP3, quindi nessuno più comprava più i dischi e quindi ovviamente come fai a fare? Cioè, d'altronde oggi ti compri il biglietto di Tizio Caio Sempronio e dentro il biglietto ti compri due CD che non hai pagato. Funziona così, esattamente così. Ma d'altronde non possiamo nemmeno lamentarci, perché non spendiamo più per i dischi e allora li spendiamo per i live. Altrimenti... Cioè, non ci sarebbero qui persone come Davide che vivono suonando, perché il budget da qualche parte lo devi tirare fuori. Se non lo tiri fuori più con i dischi, lo devi tirare fuori da qualche altra parte. Questo è poco ma sicuro. C'è invece una domanda che mi interessa, di Paolo Cazzola. Ciao Paolo. La tua passione da chitarrista, che genere ti innamora esprimerti? Cioè, qual è il tuo genere... Ma guarda, io nasco, come dicevo, da un pop rock, insomma, per me Gilmour è stato proprio una folgorazione, insomma, cui è rimasto il mio riferimento per tanto tempo. Poi ovviamente mi sono avvicinato ai chitarristi magari un po' più virtuosi, nonostante non mi ritenga assolutamente un virtuoso, però i vari Steve Vai, Nuno Bettencourt, Satriani, insomma, quelli di quegli anni lì, insomma, li ho seguiti, mi sono rimasti nel cuore, per cui parliamo di rock fondamentalmente. Certo. Rock anche un po' hard rock a volte, insomma, anche un po' metal se vogliamo. Certo. Poi comunque il blues resta una radice da cui non ci si può allontanare, per cui alla fine io il genere... Mi reputo un chitarrista rock blues, di sicuro non jazz, perché quella roba là ci ho provato mille volte, ma non capisco da che parte si prende, per cui non saprei da che parte cominciare. Ammiro molto chi riesce a usare sonorità, note, con scale, insomma, quelle lì. Non è proprio il mio film. Esatto. Allora ti faccio una domanda, no? Perché insomma, per certe cose mi sento una certa assonanza, no? Ecco, nel mondo, appunto, insomma, nel mondo professionale che tu hai affrontato, domanda: sì, sai leggere? È importante leggere? Quanto lo è, quanto non lo è? Cioè, com'è questa cosa qua? Per il chitarrista. Allora, per quanto riguarda me, non mi è servito assolutamente a niente. Leggo accordi, leggo insomma, delle linee melodiche,
con un po' di difficoltà, devo dire la verità. Però non mi è mai capitato che mi mettessero lo spartito davanti. Succede quando fai delle trasmissioni TV. Allora, se fai, sì, quelle robe lì, da Sanremo a Biocanto, piuttosto che cose televisive, lì sì, ti mettono la parte. Mi è capitato un paio di volte, così un po' a orecchio, un po' facendo così un po' finta, l'ho portata a casa, però non sono di sicuro un lettore. No, questo, okay. Questo è interessante, perché comunque ci sono turnisti che sanno leggere anche a prima vista, che sono sicuramente sono molto molto bravi e hanno e spiegano anche il motivo per cui in alcuni contesti, cioè per spiegarlo, non è che in alcuni contesti serve. In altri contesti, come il tuo, effettivamente nella musica pop a volte per fare i dischi e i tour non serve assolutamente a niente. Okay. Servono delle altre cose molto più importanti, per esempio avere un bel suono, prima di suono e accordatura. Sono suono, accordatura e timing. E timing, ecco, bravissimo. Lì sono le tre robe in cui non puoi scappare. Cioè, se suoni fuori tempo fa tutto schifo, se suoni suonato fa tutto schifo e se un suono è brutto fa schifo. Esatto. Poi esatto. Tutto il resto va bene. Okay. Cioè, se fai una qualsiasi roba a tempo, intonata e con un bel suono, va bene qualsiasi roba. Questo è un discorso abbastanza importante, ragazzi. Cioè, non che adesso dobbiamo dire che chi legge non serve a niente, cioè, capite bene che comunque, cioè, leggere è un grandissimo vantaggio che apre tante opportunità, ovviamente, perché effettivamente ci sono dei contesti. Cioè, io vado a suonare in alcuni tour piuttosto che oppure in televisione, dove mi è richiesto, lo devo saper fare. Cioè, se vado a Sanremo, per esempio, è importante leggere, perché chiaramente lì devi imparare 80 milioni di pezzi nel giro di pochissimo tempo, quindi è importante che tu abbia, cioè impararli tutti a memoria diventa molto difficile. Capita anche l'errore, capito, sbagliano di fare la copia, ti arriva una parte diversa e magari te la danno in faccia, così la devi suonare, ma la devi suonare con l'artista. Esattamente. Non è che te la puoi provare in camerino, la devi suonare subito. Esatto. Un tour, cioè no, se fai il tour con Tiziano, cioè lo provi e poi il pezzo te lo ricordi e va avanti. Le parti ce le mandiamo MP3, o le mando io o mi arrivano, però si mandano, anche perché così senti i suoni, per cui audio assolutamente, così riesci a riprodurre bene o male il suono, che anche se non è uguale, l'importante è che sia bello, è il solito discorso. Nessuno ti romperà mai le balle se un suono è bello e è un po' diverso. Ti rompono le balle se cerchi di copiarlo e fa schifo. Nessuno ti ha mai detto voglio il suono con un certo amplificatore, oppure lo voglio digitale, lo voglio analogico, lo voglio col camper, lo voglio con questo. Ma guarda, io all'inizio mi ero intrippato un pochino con preset, un dB di più, un dB di meno, qua il chorus, qua più lento, qua più veloce, perché deve essere uguale, il disco è così, colà è... E mi facevo di quelle pippe che perdevo un sacco di tempo. Poi arrivavo lì, 1000 preset e non funzionava mai niente, c'era sempre qualche casino. Alla fine ho capito che arrivo lì con tre suoni: pulito, distorto e un po' di delay. Fine. E va sempre, va sempre bene. Vedo che siamo molto, molto, molto allineati. E mi fa molto piacere. Ma sì, che, ma insomma, ripeto. Se fai una roba brutta te lo contestano, ovviamente, ma se fai una roba bella, anche se è un po' diversa, ma sì, ma tanto meglio, capito? Assolutamente, assolutamente. No, ma soprattutto il discorso del suono è molto importante, perché il suono, ecco, su certe produzioni, per esempio, mi è capitato di fare delle produzioni su una cosa tipo country pop, che è molto figo lì, con le tele, cioè, quei suoni scrang da divided by 13, cioè quegli amplificatori che fanno scrang, cioè, quei suoni lì sono tanto difficili da fare e da interpretare, perché deve avere quel suono. Cioè, a me per esempio quel country alla Katie Urban, Tom Paisley, Tim McGraw, cioè quelle cose lì, poi che poi deriva su Tania Swift, praticamente diciamo, molto spesso è un country pop, che nel pop a volte senti anche nelle nostre. Quei suoni lì sono molto difficili da fare, perché devi averli dentro, devi sentirli, devi riprodurli, avere il timing, avere l'accordatura, avere tutte quelle cose che non riesci neanche a scriverli, perché scrivere un re, dico, vabbè, ma farlo come devi farlo in quel contesto lì è veramente molto,
è veramente molto importante. Sì, perché guarda, si becca, può fare... beccati questo complimento, perché secondo me te lo meriti. Il più sincero di Torino che ho sentito fino ad ora, effettivamente. È vero, no? Ma nel senso, me la prendo e me la porto a casa. Assolutamente, te lo devi portare a casa, perché è un bellissimo complimento. Sì. Che conferma. Mi fa piacere che tu lo dica. Comunque sì, no, confermo, non mi hanno mai chiesto di leggere una parte in tour. Neanche per prepararle le cose, no? Mai successo. Ma questo, caro Luca, vedo che dall'avatar mi sembra un ragazzo giovane. Attenzione, cioè, adesso non vogliamo passare il messaggio che ragazzi smettete di leggere. Mi esercito in continuazione. Già di haters ne ho tantissimi. mi manca anche tutta la schiera di per carità, ragazzi, non è questo il concetto. Leggere è un grandissimo. Io ho il rimpianto di non saper leggere. Purtroppo non lo so fare ed è un grandissimo rimpianto, perché ti apre tantissime strade, soprattutto a livello compositivo. Io ho un'invidia incredibile, si parlava di chitarristi jazz, io ho un'invidia dei chitarristi jazz, quelli che si mettono... Confermo, anch'io. Cioè, quando io ho visto... ragazzi, adesso apro una piccolissima parentesi, no? Quando ero al NEM ed ero lì con Matteo Mancuso e vedevo che faceva le jam con i vari chitarristi più o meno famosi... ragazzi, questi no, facciamo Sunny e poi si improvvisavano. Cioè, io avere quella capacità di improvvisare su quegli accordi incredibili, cioè, devi avere una cultura così. E loro erano i jazzisti, quando fanno standard, hanno un linguaggio universale che è assolutamente invidiabile. Io non sarei mai stato in grado, però, per esempio, quando ho sentito Corey Wong gemmare, lui era invece molto stile nostro, quindi molto funk, eccetera, eccetera, e lì invece è tutto un altro paio di mani, che sono due ambienti completamente diversi. Però il vantaggio, secondo me, di leggere è un grandissimo vantaggio, che uno, oppure di suonare jazz, di imparare gli standard e quant'altro, è sicuramente importante. In alcuni contesti, diciamo, non bisogna pensare che siccome sai leggere sai fare tutto. Questo è esattamente sbagliato. Cioè, ci sono situazioni come quelle che appunto stava citando Davide, dove il fatto di avere comunque delle caratteristiche che riguardano il timing, la cordatura e il suono sono già sufficienti per affrontare un certo tipo di mondo. Ovviamente, Davide, tu non andrai mai a suonare probabilmente con una big band che al Blue Note, esatto. Hai capito? C'è questo discorso, però, per andare a suonare con Tiziano Ferro, Gianni Nannini, eccetera, eccetera, come del resto facciamo tantissimi di noi che suonano magari quelle di cover. Beh, io ho suonato su una. Tributo a Gian, per dirti, cioè, effettivamente anch'io l'ho portata a casa imparandomi i pezzi a memoria, non ho letto un accordo, sì. Fondamentalmente questo, ma poi tutta musica fatta di parti che è una roba diversa, cioè, anche gli assoli me ne avranno chiesti due in studio di assoli esatto. mi chiedono la parte, cioè, una roba che esattamente. Un tema, una roba che resta in testa, che come poteva essere ti scatterò una foto, come potrebbe essere mille altre robe, una cosa più basata sulla creatività, sul caratterizzare il brano. Sì, poi ripeto, ci sono chitarristi, ci sono musicisti che hanno bisogno di avere la parte sempre pronta, altri che non ce l'hanno. Quindi, cioè, non va né banalizzato né diciamo esaltato all'ennesima potenza, ognuno fa quello. Cioè, poi tra l'altro la testimonianza è questa, ragazzi. Cioè, se persona, qui di fronte abbiamo un musicista che ha fatto tanta strada, e lui l'ha fatta in la sua modalità, altri la fanno in una modalità diversa. Certo. Sono situazioni molto diverse. Prima parlavi di sì, dimmi, scusa. No, mi è venuto in mente un aneddoto parlando delle parti, no? Che proprio con sei nell'anima, ero quello sì. Col produttore inglese fortissimo, che però aveva dei limiti proprio di comunicabilità, nel senso inglesissimo, per cui quelli che parli in inglese, anche se lo parli bene, comunque non capisce. Okay. E tu non capisci lui, tra l'altro. Okay. Per cui mi ricordo che è arrivato un personaggio che tra l'altro ha prodotto anche dei brani, dei dischi dei Metallica, forse, uno che ha fatto la rock and roll vero. Sì, certo. È arrivato in studio un giorno e fa I was thinking something about no, cioè, sto pensando qualcosa tipo blam 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 e là ok, quindi poi ho preso la chitarra e blam 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 blam, però alla fine e me l'ha detta così prova riprova, cos'era qua? Aspetta,
Esatto, e alla fine blam 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 blam. È una cazzata, però sì, la corda aperta che risuona, quella roba lì viene richiesta più che la solo, solo non te lo chiede nessuno. Esattamente, bravo, bravo, bravo. Parole preziosissime, parole preziosissime. Come scrivi gli assoli alla vecchia, improvvisi delle takes. Aspetta un attimo, che c'è una. Come scrivi gli assoli alla vecchia, improvvisi delle takes. Sceglie la migliore, è un approccio più razionale, armonico, compositivo. Cioè, quindi come gli assoli quando devi farli, come li fai? Improvvisazione o scegli, fai qualche take e poi prendi il... Sì, dipende. È difficile che improvviso ed esca già bene. Di solito faccio un po' di prove, trovo una linea da seguire, okay, anche perché cerco di restare più melodico piuttosto che non... virtuoso. Ok. E magari sì, gioco più su una melodia che costruisco man mano finché la provo, insomma. Ok. Molto bene. Ho appena visto i prezzi delle Nash Guitar, mortacci vostri. No, infatti che continuo a sbattere. Ma no, ma non costano tanto. Siamo sì, no, è nel senso che... Cioè, era nel senso di dire, adesso mortacci vostri, insomma... adesso devo comprarla. Ti parte la gas, no? Ok, dai, andiamo al momento nerd di nuovo. Davide Brello, ci fai vedere qualche chitarra che hai dietro, quindi, oltre alla la tele sì, dash, sì, volentieri. Beh, qua c'è un pezzo che ho comprato, io lo dico subito, le chitarre le compro senza provarle, le compro in base al colore. Beata la sono fatta fare solo perché la volevo blu, cioè, non esisteva. Bellissimo, grande, beata sincerità, ragazzi. E poi comunque, siccome ti piace tanto, la suoni bene e te la godi, questo è il concetto. E poi sì, suona bene, per cui va bene. Certo. Beh, perfetto, non fa una piega, ragazzi. Oh, vediamo qua. Questa è... cos'è sta qua? Una... Allora, questo... Cazzo, ho fatto un casino. Succede sempre che a me con i cavi. Vedi, i cavi, bisogna eliminarli i cavi. Ok. Prossimo acquisto, cuffie wireless. Ma bisogna trovare le cuffie fighe, wireless, e questo è il problema. Cioè, non è che sia così facile, l'ho provato anch'io tante volte. Ma... Questo è un Les Paul, anni 90, credo, che se lo si vede da vicino non è un gold top, ma è uno sparkle gold. È un glitter. Autoscontro, tanto per intendersi. Sì, esatto, un glitter. Okay. È un glitter, esatto. Cioè, fantastica. Sì, non ne ho mai viste, l'ho presa senza neanche... Col corpo nero è bellissimo, cioè ma sono finte ovviamente le No, sono vere, sono vere. Ah, sono vere? Sì, sono vere, sono vere. No, dito dentro. No, questo è incredibile. Ed è una roba, sì, una serie che hanno fatto per pochissimo tempo, secondo me. Ma perché non la fanno più? È bellissima questa chitarra qua. Cioè, poi deve essere anche leggera, perché se è vuota sì, bravo, dentro... Sì, bravo, è un Les Paul leggero, esatto. Esatto, cioè invece che fare le camere tonali fake, almeno le fai con una funzione logica. C'è un suonazzo, perché ovviamente è un custom, per cui è grossissima, scura. Vediamo se si riesce a... Smiley sarà scordata. Proviamola. Yeah. Cazzarola, che suonazzo. Bello, bello incazzato questo. Bello, bello, bello. Fantastica sta roba qua. Questa di scegliere, ma vedi che tu confermi una mia teoria, che le chitarre, cioè l'importanza di scegliere con gli occhi è... Sì, ci sono quelli sì, che no, la suono da spenta, la suono da accesa, le guardo in prospettiva, cioè no, devi con gli occhi, cioè il colore. Sì, il colore. Noi diciamo spesso che le chitarre rosse suonano il 25% in più, perché effettivamente... Fantastico, fantastico. Poi qua c'è, poi c'è una strato, uh-huh, e ridaje. Questa è la prima chitarra che ho comprato, questa.
La prima chitarra che ho comprato, dicevo, che ha fatto la guerra, questa l'ha fatta veramente la guerra, nel senso questo che è un relic vero. Questa era nuova, sì. Poi okay. È l'unica chitarra che ho un po' modificato, perché in realtà le altre sono rimaste come le ho prese, per cui pick up, un po' la Landau, così, setup... L'Andau setup, cioè, ci sono dei buchi di freccette, ci giocavamo a freccette tra le altre cose, bruciature da fuoco vero ovviamente, cioè, grattate sul muro, cioè di tutto. Qua diciamo il laboratorio Custom Shop Defender ti fa una pippa sostanzialmente. Sì, 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 no, qua altro che la mette, no, qua è tutto originale. Tutto originale. Facela sentire però, la metti giù. Sì. No, qua c'è la gente che sta sbavando, cioè ci siete che qua è il momento topico della serata. Siamo a 222 persone, ragazzi, stasera, così... Cioè, sono tante? Sono abbastanza, devo dire la verità, sono abbastanza. Sì, poi qua è tutto distortissimo, per cui sono tutto un po' uguale, però... No, non direi proprio di no. Bella! Bella, 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 bella. Yeah. Qui c'è qualcuno che è arrivato adesso che ti chiede se sei parente col mitico Aldo Tagliapietra. È lui, è lui. è lui, il babbo. Fantastico, fantastico. Bene. Avevi detto che facevi, appunto, stai facendo una produzione con dei ragazzi giovani, giusto? Ma guarda, io, ritornando a quel discorso lì, sì. Alla fine ho messo in piedi... Allora, siccome abbiamo capito che i giovani si devono un po' arrangiare, sostanzialmente, ci sono un sacco di producer che... Alcuni sono anche bravi, alcuni altri anche no. Insomma, c'è molta gente improvvisata nell'ambiente. Per cui mi sono messo un attimo con degli amici, colleghi, insomma... soprattutto amici, comunque gente super qualificata, che ne so, Cristian Rigano che suona con Giovanotti, Torresani, bassista di Vasco. Piuttosto che Ivano, batterista della Bertè, di Ligabue, Filmer, Cannarozzo, insomma tutta gente che suona con gente. Okay. E abbiamo istituito questo team di produzione che apre un po' le porte alla gente che vuole provare ad avere un'esperienza, a fare un brano, a fare un progetto musicale, a farlo con della gente che insomma siamo sicuri che lo fa bene, ecco. Per cui mi faccio un po' di pubblicità a questo progetto, quando non siamo in tour e quando non facciamo i dischi. C'è questa cosa aperta al pubblico, insomma. E allora, guarda, ti disturberò perché prossimamente, siccome stiamo cercando di fare una cosa con... Qui c'è anche Francesco Banti, hai avuto ospite Alessandro Liccardo, no? Abbiamo parlato di music business, e magari una sera ti ricontatto su questo aspetto qua perché potrebbe essere sicuramente molto interessante. Ma volentieri. È bello parlare di strumenti, ragazzi, però gli strumenti vanno suonati, noi siamo... Cioè, a me piace che gli strumenti vengano suonati, non solo accumulati, che è bellissimo ovviamente accumularli, anzi io ne sto accumulando tantissimi, però è anche bello poi metterli e aiutare i giovani. Questo si chiama Right Sound, questo progetto, okay, so che ci sono anche delle persone con cui ho lavorato in linea. Perché le salutiamo. Che, esatto, salutiamo Marco. E che vi invito a iscrivervi al canale, e mettere un like, mi raccomando ragazzi, siete tanti adesso, quindi mettete un like. E quindi che merita la serata, veramente merita. Per cui Right Sound sono servizi per giovani appassionati anche. Mi è capitato di fare il brano per l'avvocato, uno che ha quella di fare di farsi il suo brano, lo può fare. Fantastico, fantastico. Eccolo qua Francesco, molto bello sto progetto, sì, assolutamente sì. E avevi qualcosa da farci sentire relativamente a questa cosa qui?
No, da farvi sentire, a dire la verità, non mi ero preparato niente. Magari ci pensiamo la prossima volta. La prossima volta allora ci fai sentire. Mi hai preso un attimo in... Ci fai sentire qualcosa. Oppure hai preparato qualcosa da farci sentire? Qualche... Oppure, se no giammiamo come prima. No, se vuoi metto su una base, ci sono sopra un po'. Oh là, bravo, facciamo qualcosa. Facciamo dai. Anche un po' di musica, va, che è bello parlare di... Dai, fammi suonare un po', dai. Oh là, dai, non suono mai, cavolo. Infatti sono le mani di legno. Almeno mi esercito un po'. Oh là. L'errore. Vai. Ah, basta, mi sono inchiodato. Basta, finita bella, la magia. Bella. Dell'errore. No, vabbè, ma ci mancherebbe. Grande, la diretta è bella anche per questo. Ma infatti, guarda, io ormai questa cosa qua non me ne preoccupo assolutamente più. Ma guarda, ma io veramente dico la verità: suono talmente poco ormai che mi piacerebbe. Cioè, e poi mi incarto, però vabbè, chi se ne frega. Bene, c'è una domanda di Claudio che può essere sicuramente interessante. Dovendo creare suoni belli che stanno bene nei brani, come setta i suoni in studio per ottenerli poi più fedeli possibile nel live? Fai test specifici con l'impianto, poi eccetera, eccetera. Ma guarda, allora, io so di gente tipo i Nine Inch Nails che si fanno montare un impianto rivolto verso di loro, per cui hanno, non so, 100 milioni di watt, no? Rivolti verso la gente. Poi a un certo punto, mentre fanno le prove, il tizio, come si chiama, il cantante, il chitarrista, sì, dà direttive per cui, no, spegni un attimo l'impianto e accendono quello rivolto verso di loro. Per cui si toglie le cuffie, fa tre cose, regola il pedalino, okay, e dopo, in base all'impianto, ovviamente. Oh, beh, questo è veramente un bel modo per farsi i suoni ed essere sicuri che quello che si fa vada fuori. Esatto, questo è una maniera un po' maniacale, però funziona. Te credo che funzioni. Diciamo che se credo io una roba del genere, penso che mi mandino a casa dopo un minuto, per cui non lo posso fare. Cerco di... sì, faccio delle prove sulle casse in studio, insomma, certo. Bene o male alla fine l'ascolto è buono, quello che sento qua dovrebbe tornare anche fuori, insomma, con un po' di esperienza ci si arriva. Assolutamente, io penso che poi tra l'altro chi lavora come nel tuo livello, diciamo, sa benissimo qual è la relazione del suono che sente dall'ampli e il suono che viene registrato, che sono... Cioè, il processo non è così semplice, non è che basta mettere il microfono davanti e fine della storia. No, tra l'altro è un peccato lavorare tanto in studio perché perdi un pochino il suono dell'ampli. Dopo un po' non te lo ricordi più e quando vai di là sembra quasi strano. Ma sei talmente abituato a sentire l'ampli microfonato che non lo senti più che ti dimentichi com'era quello vero. Assolutamente, assolutamente.
Poi visto che ci sono, guarda, faccio una pippa così un po' da... Vai. Allora, no, volevo dire, la catena l'ho spiegata, insomma, più o meno, sì. Non c'è tanta roba in realtà, sono due cazzate. Microfono SM57, mm-hmm. Basico proprio, preamplificatori belli, cioè preamplificatore Neve 1073, consiglio di investire se uno ha insomma la possibilità su un pre figo perché fa la differenza. Okay. Soprattutto quando si va a intervenire sul suono, parlo della chitarra ma parlo anche soprattutto di delle voci per esempio. Mm-hmm. Quando, certo. Quando si registra con un pre bello, la differenza la senti veramente quando vai a intervenire sulla voce. La voce, dopo essere registrata, deve essere trattata necessariamente. E ci va un sacco di roba anche per avere quel tipo di sonorità che siamo abituati ad ascoltare oggi, altrimenti sembra fatta in cameretta. Esattamente. Nel momento in cui si va a toccare le alte, in particolare a segare sotto, nel momento in cui si vanno a fare degli interventi su una voce registrata non bene, diventa una schifezza. Sì. Cosa che magari non te ne accorgi subito perché sembra uguale quando registri. Poi vai a mettere due, a tirare su un po' gli alti e diventa una schifezza. Ah, sicuramente. Bisogna chiedo conferma, no? Cioè, ormai un chitarrista che vuole lavorare in studio ai tuoi livelli deve avere, secondo me, già l'idea del suono finito. Sì. Proprio di pensare al suono come sarà finito, non quello che è bello sentire dall'ampli, perché magari possono essere due cose diverse. Sì, no, deve avere il mix in testa da subito. Ecco. Mi fa molto piacere che tu confermi questa cosa qua, perché continuo a dirla tantissime volte, cioè avere un bel suono dell'amplificatore ma poi non riuscire a portarlo fuori. Adesso tu hai fatto un bel esempio di quel chitarrista che si mette l'impianto diciamo rivolto proprio perché così ho la sicurezza di avere lo stesso suono fuori. Poi se uno non gliene frega niente, dice vabbè, a me piace avere un suono bello sul palco per sentirmi bene, poi è un problema del fonico quello di amplificarmi. Vabbè, sì, è un altro tipo di approccio che molti hanno, perché, anzi forse credo che siano la maggioranza, ma sicuramente chi lavora in studio, tu hai detto, è importante avere un bel suono, e il bel suono è un suono di partenza che sia bello, che sia facile da gestire poi nel mix, nella produzione, nel quant'altro. Sì, un suono efficace deve essere. Bravo. È inutile avere un suono grosso della Madonna che poi devi segarlo perché dà fastidio al basso. Non ha senso. Per cui anche usare, che ne so, microfoni tipo Royer, che sono bellissimi, nel pop, sì, sì. Non ha tanto senso. No, cioè, certo. Se devi fare tre strumenti, ok, è un discorso, ma se avere una gamma full di frequenze su un suono che da solo è bellissimo, ma poi nel contesto non serve a niente, è sbagliato. Assolutamente. C'è una domanda di Mico Lab, che dice, sei sempre un grande stile, una grande raffinatezza, Davide. Domanda, ma le chitarre dei pezzi di Gianna le realizzi tu? Allora, i pezzi di Gianna c'è un po' un mix, nel senso che da Sei nell'anima lì in poi ci sono anch'io, lì, quel disco lì l'ho suonato tutto io. Okay. Poi le ho suonate per, sì, in realtà sì, sono quasi tutte mie, fino a forse il disco scorso, non quello che è uscito adesso, quello precedente, che ho preferito registrarlo a Londra, con dei musicisti di Londra, ovviamente. Però sì, per gli altri li ho fatti tutti io, sì. Molto bene, molto bene. E quindi poi hai fatto quelle di Tiziano? Sì, anche Tiziano, anche lui, fino per dirti ciao, anche lui poi è andato a registrare in America, per cui c'è Landau che va benissimo, insomma, non mi penserei mai di contestare, insomma. Però tutti i brani, quelli più famosi, diciamo, li ho registrati io. Ok. Poi in quali altri dischi hai suonato? Ne ho fatti tanti. Allora, mi vengono in mente... cosa mi viene in mente? Mengoni, l'essenziale, okay. Quel disco lì l'ho registrato io. Non ti scordar mai di me, della Ferreri, quello l'ho registrato io. Giorgia, quello dove ha fatto la svolta un po' dance, così suonavo io. Antonacci, non mi ricordo i titoli, così sì, un po' di roba. Insomma. Ci chiedono se hai mai incontrato Landau.
Sì, sì, l'ho incontrato, sì, 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 l'ho conosciuto, pazzo, furioso. Sì, dai. Tra l'altro è stato figo perché l'ho conosciuto a prove, loro stavano facendo il tour di Eros, per cui sono andato a trovare, così tanto insomma ero in confidenza, e c'era Mike che suonava, stavano facendo prove, mi sono seduto lì vicino a lui, insomma gli ho chiesto, insomma, posso sedermi? Sì, sì, metto, siediti. È partito solo di Stella Gemella e non ha beccato una nota, ma non una, cioè proprio ma non figo, cioè tutto completamente sbagliato. Da grande professionista ha fatto finta di niente e ha continuato il brano come se avesse fatto il solo perfetto, numero uno. La grandissima. E tutti si sono detto: Madonna, senti che alterazioni. No, alterazioni. Non ha beccato una nota, ma probabilmente. Sì, non se lo ricordava. Sì, gli è partito il palo mostruoso proprio. È l'atteggiamento giusto, perché poi tra l'altro prima ma sbagliano tutti, chiedevano appunto: ti è mai capitato un errore così in tour? Qua c'era questa domanda, cosa fai faccia da tolla, certo, finta di niente. Insomma, no, se cominci a fare scena che non va panico, bene, si accorgono tutti, invece oppure ridi. Io ho visto ho visto Lukather esatto. A Somma Campagna, mi ricordo che ha fatto il primo assolo di Rosanna, che vabbè, quello lì se lo devi, è quello non è che puoi improvvisare, lui improvvisa tantissimo, ma lì ci sono quei due tre obbligati. Ha fatto tutto mezzo tono sotto, cioè, è andato in panico e a un certo punto si è messo a ridere, che se vuoi fare, lo sbaglia lui, lo sbagli con nonchalance e... no comunque poi l'ho ribeccato Mike che faceva pipì nella hall dell'hotel, che così fantastico, sulla pianta tipo, e poi abbiamo fatto serata insieme. Un po' strano, un personaggio però molto, molto simpatico. Sì, no, insomma, è un grandissimo. Un talento incredibile. Assolutamente. Bene. Dopo questo aneddoto mi viene da pensare alla reazione Mattia. Ok, Mattia tedesco. Okay. Bene. Oh, ridendo e scherzando, tu avevi. Dice, quanto dura l'intervista? Sono passate Sì, mi ero preoccupato, devo andare a letto una certa. Ragazzi, sono passate 2 ore, siamo 1:56, quindi che siamo in live, ci sono ancora 185 persone, così giusto per no, incredibile. Dire, quindi, lo so, è così. Me l'avevi detto, ma non ci credevo. Effettivamente sono passate. E spero che tu sia stato bene. Cioè, mi sono divertito. Ero un po' emozionato, ero un po' in ansia. Invece mi sono trovato bene. Questo mi fa molto piacere, devo dire che è un feedback che raccolgo sempre, che gli ospiti che passano a Fantoma, insomma, alla fine si divertono ed è un momento per noi bello, per me prima di tutto e poi chiaramente per i tanti amici che seguono, che ringrazio infinitamente, ragazzi, come sempre, per quelli che poi vedranno la diretta è registrata, perché ovviamente io vi chiedo sempre ovviamente like, solito, iscrivetevi, campanellina, eccetera eccetera, e magari condividete il video sui vostri profili, sui vostri, in modo tale che insomma diffondere il verbo quando siano ospiti così così piacevoli è sempre qualcosa di molto, molto, molto carino, veramente, veramente bello. Progetti futuri, cos'è che avrai da fare qualcosa fra poco? Ma guarda, progetti futuri, la prima cosa confermata è Tour di Gian, cui autunno, però insomma, quest'estate c'ho una cosa in ballo. Però se passi per Padova, fai un fischio. Sì, assolutamente, certo. È il numero teo che è, quindi. Adesso non mi ricordo se passiamo per Padova, però a Jesolo andiamo. Jesolo non è vicinissimo, ma mi sembra sia il più vicino lì in zona, perché c'ho anche qualche amico così da invitare. Mi sembra che quello fosse. Jesolo, lo conosci Luca Campaner? No. Il tuo è proprio veneziano, lui vive a Londra, è un altro musicista fantastico. Magari se sei in zona te lo faccio conoscere. Volentieri. Molto molto bravo, anche lui che ha fatto una... ma magari lo conosco. Io con i nomi faccio difficoltà, devo scrivermi tutto, non mi ricordo niente. Campaner, quindi figurati. Campaner, però me lo ricorderei. Esattamente. No, forse non lo conosco allora. Bene, dai. Ascolta, che ne dici che se finiamo con un'altra gemmellina come prima? Sì. Dai, facciamo qualcosa di... Vediamo un po'. Tipo questo qua. Vediamo questo. Vediamo come fa.
una cosa un po' soft. Un po' soft. Yeah. Yeah.
Yeah. Un bel applauso, yeah. Bravissimi, bravissimo. Grande Davide, grandissimo. Ti ringrazio infinitamente, spero di incontrarti. Okay? Sì, se passi per Padova, mi raccomando, facci sapere. Okay? Io ti ringrazio tanto, ringrazio tutti coloro che sono stati qui con noi stasera. Grazie a tutti, siete tantissimi e mi fa molto piacere che mi avete reso onore a un grande musicista. E ci sentiamo presto. A presto. Caro Davide, ciao. Rimani in linea che poi dopo la sigla ti saluto. Ok. Ciao, ciao. D'accordo. Ciao a tutti. Ciao, caro.